Si chiude con un derby alla Stella Azzurra, la 20ª giornata, una giornata che potrebbe regalare al Testaccio il terzo posto in classifica ai danni di una Pisana che ancora agli incubi per i 9 gol subiti proprio qui dagli uomini di Broccatelli nella loro ultima uscita. Di contro c'è una Roma un po' altalenante a caccia degli ultimi punti per poter evitare i play-out. Amici di Fanner, buonasera dalla Stella Azzurra, la 20ª giornata di Serie A della Lega Calcio 8. Benvenuti a Roma Calcio 8 GSA Testaccio. Squadra in campo allora con i saluti di rito prima dell'inizio della gara. Roma Calcio 8 in maglia bianca, Testaccio tradizionale invece maglia nera. Andiamo subito a vedere anche le liste dei convocati delle due squadre, partendo ovviamente dalla Roma. C'è con il numero 2 Roberto Pisapia, il 3 per Vanozzi, il 9 per Succi, il 16 per il capocannoniere Seferi, 8 per Valerio Parrone, 6 per Paoliello Salvatore, Alessio Oliva ha il numero 10, Luca Liberti il 4, 11 è Davide Gross, Stefano Coletti il 14, Andrea Cossu è il numero 15. Primo pallone della gara che però è dato al Testaccio sulla sfera. C'è il numero 9, Filippo Mazzesi, diffidato, ma siamo sicuri che si comporterà bene. E primo squillo del Testaccio con l'avanzata di Codignoli che sulla destra prova subito a imbucare dentro. In porta per il Testaccio con il numero 1 c'è Leonardo Buono, Leonardo Boni invece è senza numero, Davide Buono. Di Codignoli vi ho detto, Marco Luziatelli ha il numero 5, Patrick Mancinelli il 27, 18 per Lorenzo Manni, numero 3 per Dario Martino, 14 per Mirante, 10 per Starace, Alessio e 8 ovviamente per Simone Staraci. Prima imbucata in mezzo della Roma Calcio 8 da Seferi. Lì intanto è chiuso Oliva che riparte da dietro e appoggio comodo dell'estremo difensore della Roma Calcio 8. Poi prova a metterla a terra Codignoli, ma alla fine serve un avversario. C'è allora il ritorno di Manni, sontuoso. Finisce però in rimessa laterale, si incarica della battuta Alessio Oliva, la battuta in mezzo. Codignoli per cercare la ripartenza del Testaccio, palla a Leonardo Boni. Se ne riparte, cercato in avanti lo scatto di Filippo Mazzesi, pallone era impreciso. Alla fine a toccarlo è stato Goletti. Il Testaccio ci prova sulla destra, ci ha provato Mazzesi a portare questo pallone in avanti, c'è però la rimessa laterale per la Roma Calcio 8 che riparte ancora una volta dal portiere, anzi no, il pallone si ferma prima, adesso è amministrato da Vanozzi, su di lui il pressing di Starace. Adesso bisogna ripassare per Goletti che dribbla Mazzesi che era lì anche lui a fare pressione. Imbucata centrale, fa scherno Codignoli, il pallone però è a Vanozzi. Vanozzi allarga da Seferi. Vediamo cosa si inventa il numero 16, capitano della Roma. Prova l'imbucata in mezzo. Mazzesi fa girare Codignoli. Tra due. Prova a passare, poi scarica da Mazzesi. Mazzesi danza col pallone, poi si allarga, prova il tiro, Mazzesi, la risposta di Goletti, il primo squillo affidato al numero 9 del Testaccio, Mazzesi. Si riparte da un corner, corner che va a battere Dario Martino. Arriva adesso la battuta, ancora una volta il colpo di testa è del più alto di tutti, Filippo Mazzesi che spara alto però. Dall'altra parte allora la rimessa lunga e buona di Coletti. Vanozzi allarga bene sulla sinistra, arriva il traversone, provvidenziale chiusura in difesa qui del Testaccio. Ancora Vannozzi, scodella verso il centro, colpo di testa a liberare l'area di rigore. Poi prova la ripartenza il Testaccio, non riesce a arpionare la sfera Mazzesi. Seferi sulla destra, poi prova ad accentrarsi. Imbuca centralmente, serve il numero 11, Gross, che subisce fallo.
sono tre gli uomini in barriera. Arriva il tocco, attenzione perché Boni non trattiene. E lì davanti arriva il vantaggio della Roma, calcio a 8. Andrea Cossu era tu per tu con Boni che non è riuscito a bloccare il pallone. C'è il vantaggio della Roma. Sesto minuto, il testaccio è sotto. Non gli capitava da un po', le ultime uscite alla Stella Azzurra sono state davvero una passerella. È vero che oggi il testaccio gioca in casa, ma insomma il campo è quello. Tanto ci prova Codignoli. Vediamo se arriva il cross. Eccolo il cross, ribattuto però in possesso della palla alla Roma, che prova a ripartire con Zeferi. Pressato, riesce però a scaricare bene con il cross in mezzo e poi lì davanti, ottimo lo spunto di Manozzi, ma Gross non è riuscito a ribadire in porta. Si batte il corner a favore della Roma, il testaccio sta soffrendo in questa fase iniziale di partita. Eccolo il cross in mezzo, non tocca nessuno, rimessa laterale per il testaccio. Tocco verso Manni. Manni ancora, perde il pallone. Prova a ripartire la Roma. Poi Mazzesi subisce il fallo qui, il numero 9 del testaccio. Batte Codignoli ma fa giocare Starace. Tira da lontanissimo. Alessio Starace non prende bene la mira. Zeferi. Gira, gira, gira da là, gira da là. Vannozzi fa girare. Poi serve Gross sulla corsa. Zeferi, ottimo il tocco di Gross per Zeferi. Zeferi si accentra ma non può andare al tiro, c'è una muraglia sul numero 16. Ancora Zeferi però si muove. Pronta il tiro! Eccolo Zeferi. Il 2-0 della Roma calcio 8 dall'uomo più atteso, Klaus Zeferi, 17° gol in campionato. Allora, è partita forte questa sera la Roma calcio 8, nel giro di 8 minuti scarsi si è già portata in doppio vantaggio. Certo è che il potenziale davanti però del testaccio non può far sì che la partita si possa considerare già chiusa. Mirante si muove, perde il pallone, scarica indietro da Luziatelli che però non riesce a mantenere la sfera nel rettangolo di gioco e allora sarà ancora una volta corner per la Roma. Lo batte Zeferi ad uscire, cerca lo schema, forse era un po' troppo lungo, tiro arriva lo stesso, cioè calcio d'angolo dall'altra bandierina. Battuta del corner, questa volta corta, imbucata centrale, spazzato via il pallone, prova la ripartenza in contropiede, il testaccio in qualche modo, poi il servizio in mezzo è troppo lungo, al centro del campo c'era Starace, era partito anche lui, non è stato servito, era anche impossibile servirlo. Sempre Vannozzi, tentativo di pressing del testaccio, pallone scodellato in avanti, colpo di testa di Starace che poi, scusatemi, di Simone Mirante che poi prova a ripartire, scarica adesso da Codignoli, Codignoli fa girare, c'è il pressing, subisce il fallo però, pressing è irregolare quello di Davide Gross. Allarga sulla sinistra dove c'è Mazzesi, poi torna in possesso sempre Codignoli, ancora Mazzesi, allarga il gioco Mazzesi, lo fa bene verso Luziatelli che apre il pallone, che apre il gioco, il pallone però era troppo lungo, non c'è potuto arrivare Manni. Gira da dietro la Roma, testaccio ancora timido però in fase d'attacco, è arrivato solo un tiro di Mazzesi. Zeferi, Zeferi rimane in possesso del pallone, non c'è fallo sul numero 16,
poi pressing di Cossu e pallone che si perde sul fallo laterale, a batterlo va Codignoli, ancora Codignoli, scodella verso Alessio Starace, poi Mazzesi trattiene il pallone in campo tra due, Mazzesi, Mazzesi ancora al tiro, Mazzesi, ottima azione, un po' impreciso il tiro. Goletti, Seferi, torna dal numero 14 della Roma, che cerca in avanti, sempre Gross, questa volta c'è Simone Mirante, un po' impreciso il suo tocco verso Codignoli, intercettato. Gross, trattiene il pallone in campo, poi fase di rimpalli, la spunta però sempre a Roma che porta palla, impreciso il servizio per il tiro di Cossu. Cossu che poi torna in possesso del pallone, scarica facile da Vannozzi che allarga un po' rischioso verso Seferi, pressato da Starace, pressing anche di Mazzesi che per un attimo non arriva sul pallone. Ancora Roma, chiama palla Seferi sulla destra, difficile però, poi adesso arriva il suggerimento proprio verso Seferi che aggancia, ancora Seferi deve andare al tiro, ci prova adesso, forse pecca un po' di egoismo qui, il numero 16 della Roma poteva scaricare prima un cross per un compagno. Ha battuto anche il calcio d'angolo corto, poi in ripartenza sempre il testaccio, ci prova con Martino, Martino perde il pallone, pressing di Starace, ma può tentare la ripartenza, solo per un attimo però il testaccio, poi attenzione qui a Boni che con un tocco si libera del pressing di Cossu, di Caparbia poi Simone Mirante. Avanza il numero 14, scarica adesso, ha visto con la coda dell'occhio Alessio Starace che va al tiro, esce fuori. Ancora pallone in avanti con Martino che tocca di testa per Boni, ancora Martino per Codignoli, Mazzesi, Mazzesi non subisce fallo secondo il direttore di gara, poi attenzione perché arriva il tiro dalla destra, si fa trovare presente Goletti, tiro assolutamente inaspettato, se lo aspettava solo Goletti. Arriva il calcio d'angolo per servire Mazzesi, dovrebbe essere ancora angolo. È così a batterlo sempre Dario Martino, arriva la battuta di Martino, il colpo di testa in possesso Alessio Starace, la sua conclusione viene deviata, poi in pressing ancora Martino che stava per liberare il tiro, rischia qui la difesa della Roma. Intanto qui subisce fallo Manni tra le proteste della Roma. Tante proteste prima della battuta di questo calcio di punizione affidata a Simone Mirante che dalla distanza è sempre molto pericoloso e efficace.
Va Mirante, ci prova in qualche modo. Goletti a deviare. Batte il corner, il testaccio con la conclusione di Lorenzo Manni, che era tutto solo, ma prende la porta solo esternamente. Goletti alla rimessa lunga. Buono il suggerimento, attenzione perché non era tornato indietro tutto il testaccio, arriva subito però la conclusione, nessuno in area. Boni la vede uscire. Boni, lungo verso Mazzesi che tenta la spizzata di testa a servire Alessio Starace che non può arrivare sul pallone. Poi il duello tra Seferi e Mirante, tenta l'uscita Seferi, poi c'è il ritorno di Codignoli, ma c'è Cossu sul pallone, glielo sporca cross, poi la conclusione dalla distanza imprecisa. Chiesto il primo time out della partita quando è da poco trascorsa la prima metà di primo tempo. Riparte intanto il testaccio dopo l'interruzione chiesta da mister Rossi della Roma. Mirante, Mazzesi, arriva allo stop Mazzesi, poi Scodella verso Martino che prova ancora centralmente verso Mazzesi che si gira e prova a riservire Martino, c'è anche Vanni, poi arriva la conclusione tentata da Starace, c'è il gol del testaccio che accorcia le distanze, è arrivato all'ultimo il gol del testaccio, il 2-1. Dunque dopo il time out sembra averne beneficiato sicuramente il testaccio che subito però rischia di subire il 3-1. Ottima risposta di Boni. Mazzesi riesce ad allargare. Ancora suggerimento verso Mazzesi che tenta la conclusione che viene subito deviata. Poi mette il pallone a terra. Il numero 7 Codignoli, il pallone in qualche modo arriva a Mazzesi che preferisce accontentarsi del corner. Arriva la battuta del corner. Seferi tenta la ripartenza in contropiede. Fermato da Dario Martino. Vannozzi tenta il tiro, Vannozzi forse deviato, abbraccia Boni, nessuna deviazione, si è ripartiti dalla rimessa dal fondo. Codignoli riceve il pallone da Martino, pressato, si gira, poi scarica da Mirante, ancora Codignoli, prova ad allargare il gioco. Serve adesso, poi alla fine però il testaccio perde questo pallone. Tenta a ripartire la Roma allora. Vannozzi, Seferi 1-2 che si è concretizzato con Vannozzi. Poi cambio di gioco sulla sinistra, il pallone torna però in zona Klaus Seferi. Mirante su di lui, tenta il raddoppio Codignoli. Seferi tenta la conclusione, deviata e rimessa laterale. Seferi si gira, serve adesso Vannoni, Vannoni ancora la conclusione a giro, alta sopra la traversa, c'è spazio però per Vannoni, attenzione qui intanto errore in disimpegno con il tiro di Gross, il palo della Roma. Batte intanto questa rimessa laterale il testaccio. Ancora Gross sul pallone, non subisce fallo secondo il direttore di gara. Allora Mirante riceve adesso questo pallone.
Prova lui a partire, tenta la conclusione dalla distanza, va alta sopra la traversa ma non di moltissimo. Goletti, va facile da Riccardo Vannozzi. Poi pallone per Pisapia. Attenzione poi perché c'è Manni che va da Starace. Starace fra tre. Torna indietro. Luziatelli fa girare. Si accontenta della rimessa laterale poi di Martino. Aveva tentato il suggerimento per Lorenzo Manni. La batte, torna indietro. Mirante. Sulla sinistra Starace gli dice di partire, prova l'imbucata centrale, sponda di Manni, Mazzesi torna indietro però ad Amirante. Si difende bene questa sera la Roma, anche perché c'è tutta la qualità del testaccio lì davanti. Codignoli perde alla fine questo pallone, va Gross, parte in contropiede il numero 11, Gross al tiro, ancora una volta prende la traversa, sfortunatissimo questa sera il numero 11 della Roma. Mazzesi allarga bene in qualche modo verso Manni, sul pallone non si riesce a servire, Starace è rimessa laterale per la Roma, calcio 8. Battuto intanto il calcio di punizione, Mirante ad intercettare questo pallone, ancora il numero 8 di Caparbia questa sera. Mirante vede i suoi un po' in difficoltà, ci prova poi dalla distanza proprio Simone Mirante. Intanto chiesto il time out, stavolta dalla panchina del testacco. Ha rimesso intanto il pallone in gioco Martino. Ancora in avanti la Roma, calcia 8 con questo spunto di Simone Succi che si perde in fallo laterale. La rimessa però è in zona d'attacco per la Roma. Anzi, in realtà l'arbitro ha concesso calcio d'angolo, scusatemi, battuto adesso l'angolo, raso terra, tenta la ripartenza Manni, addirittura prova a sorprendere dall'altra parte Goletti, da cui arriva però un pallone assolutamente innocuo. Pisapia, ancora in possesso Pisapia, scodella adesso in avanti verso Succi. Pallone si perde fuori dal rettangolo di gioco, rimessa per il testaccio, pressing e allora si alza un campanile che arriva direttamente fra le braccia di Goletti. Un minuto di recupero, un minuto per la Roma per tentare di riportare a due le lunghezze di distanza, un minuto per il testaccio per tentare di ripartire direttamente dal pareggio nel secondo tempo. Amministra il pallone fuori Dario Martino. Pronto alla rimessa laterale. Martino riparte da dietro. Torna in possesso adesso. Poi prova a servire probabilmente Codignoli, ma il suo tocco è impreciso. Allora ancora una volta dalla distanza ci ha provato Vannozzi per portare la Roma sul 3-1. Pallone esce fuori di poco. Boni verso Mazzesi, il colpo di testa però è di Cossu. Poi attenzione perché sul pallone si avventa il numero 9 del testaccio che tenta la conclusione, Filippo Mazzesi. C'è la risposta però di Goletti. Pallone in avanti, smanaccia Goletti, amministra Mirante. Mirante ancora in possesso del pallone, conclusione deviata. Rimane lì la sfera da Starace che scarica da Codignoli. Scodella verso il centro, Mazzesi. Goletti abbraccia e su questa azione si chiude il primo tempo. È emozionante nel finale questa azione del testaccio. È ancora però 2-1, testaccio però vicinissimo al 2-2.
Squadre sono entrate in campo alla Stella Azzurra per la sfida che chiude la ventesima giornata tra Roma Calcio 8, GSA in maglia bianca che attaccherà dalla destra alla sinistra e Testaccio in maglia nera. Testaccio quarto in classifica che però è in svantaggio di una rete, le reti della Roma segnate dal numero 15. Intanto seguiamo questo tiro che viene subito respinto dalla barriera. Vi dicevo, i marcatori della Roma sono il numero 15 Cossu e il solito numero 16 Klaus Seferi. Dall'altra parte ha segnato Codignoli che ha appena scaricato palla verso Manni. Ancora Codignoli, Massesi, Codignoli tenta il tiro. Codignoli non esce di molto, vicino al pareggio il Testaccio. Testaccio che ha un gol da riprendere la vetta dell'attacco più prolifico del campionato. Adesso c'è la Pisana in avanti con 85 gol segnati. Testaccio è a quota 84, contando quello di oggi di Codignoli. Intanto la Roma butta il pallone fuori, rimessa laterale, però c'è stata però una deviazione, quindi la rimessa è proprio degli uomini di Mister Rossi. Pisapia qui sbaglia e regala la rimessa in attacco invece agli avversari. Starace, Mazzesi, ancora Starace, ancora Mazzesi, si gira tra tre, perde il pallone solo all'ultimo, in avanti ci prova la Roma, qui subisce fallo il numero 4 Luca Liberti. Punizione già battuta, prosegue il gioco la Roma Calcio 8, il suggerimento proprio per Liberti, buona però l'uscita di Starace, poi ottima l'apertura a servire Manni che trattiene il pallone in campo, manca, sbaglia di pochissimo l'aggancio e alla fine il pallone si perde fuori. Allora prova anche il pressing Manni, tenta la ripartenza Codignoli e poi c'è il tiro di Simone Staraci, poco alto sopra la traversa, sta rischiando però la Roma. Goletti, colpo di testa, duello con Marco Luziatelli che mette il pallone fuori dal campo. Controlla la Roma Calcio 8, fa girare su pressing dei giocatori in maglia nera. Si torna dietro da Stefano Goletti, che va adesso in avanti. Sponda di Succi che deve tornare indietro. Poi fa girare Liberti, torna in possesso di questo pallone, c'è anche Codignoli. Liberti però rimane in possesso. Pisapia tenta di liberarsi tra due, all'ultimo perde il pallone. Poi Mirante prova a scattare, preferisce un comodo appoggio sulla destra. Codignoli, Mazzesi, in due su di lui non vogliono farlo tirare, sappiamo che cosa sa fare Mazzesi. Mirante, indietro da Luziatelli. Mirante ancora, subisce il fallo, se lo prende, calcio di punizione per il Testaccio. Arriva la battuta del calcio di punizione, va alla risposta Goletti, butta in calcio d'angolo. Simone Starace batte questo calcio d'angolo, raso terra, poi il pallone qui perde un attimo il tempo di gioco la Roma Calcio 8, troppo schiacciato il suggerimento. Buona poi però l'apertura verso Succi. Succi prova ad accentrarsi per il tiro, poi scarica sulla destra. Pisapia, il velo verso Alessio Oliva. Marcato da Codignoli, tenta il tiro fuori. Starace, Mirante, scodella in avanti, Mazzesi controlla, ancora Mazzesi,
con il fisico tiene il possesso del pallone, poi si gira bene, serve Luziatelli, sulla destra è libero Martino che va al cross, Manni, poi Codignoli ancora il cross deviato, prova a ritornare in possesso del pallone Mazzesi, scusatemi, Mirante, alla fine si riconquista la rimessa laterale, ancora rimessa a testaccio, Simone Mirante fa girare, allarga comodo sulla destra da Martino che cerca Mazzesi, impreciso però il tiro per il numero 9, allora tenta la ripartenza la Roma calcio 8, fa partire un tiro, Parroni blocca però Leonardo Boni, Codignoli verso Mirante, buona l'apertura ma il pallone si perde fuori dal rettangolo di gioco. 5 minuti sul cronometro di questo secondo tempo, ancora la Roma in vantaggio 2-1. Boni, ancora Boni, allarga ancora da Mirante, Starace, Manni, ancora Starace, prova lui ad accelerare, serve ancora Manni, poi sulla corsa verso Mirante che deve far partire il traversone, arriva adesso, forse era anche un tiro, in ogni caso si è perso fuori, buona però era l'idea, c'era Mazzesi pronto a staccare di testa. Qui il colpo di tacco di cui si impossessa subito però Mirante che tenta di andare da Manni, in copertura difensiva Alessio Oliva, Simone Mirante, Manni, Codignoli, in due alla fine su di lui, costretto a tornare da Starace che prova ad accelerare, buona qui l'azione del testaccio, tutta in velocità la conclusione di Codignoli, esce fuori però. Ripartita intanto la Roma, Goletti alza un campanile in una zona dove c'è Martino, tocco di testa, mette un po' in difficoltà Boni, in difficoltà anche Codignoli sul pressing dei giocatori della Roma, prova poi ad uscire, lo fa bene il testaccio con Martino, Mazzesi tenta di liberarsi, subisce fallo. Va Mirante a giro, buca la barriera, Mirante e agguanta il pareggio per il testaccio, calcio 8, il gol di Simone Mirante e anche il numero 11 in campionato. Conclusione di Mirante che è stata deviata e adesso saranno davvero 15 minuti tutti da vivere. Quelli qui alla Stella Azzurra tra Roma Calcio 8 e Testaccio. La Roma ha dimostrato di volerla vincere questa partita. Il Testaccio ha assolutamente bisogno di vincerla. Manni intanto tenta la conclusione. Manni vicinissimo al vantaggio, il numero 18 del Testaccio. Qui intanto ci ha provato subito Dario Martini. Martino, scusatemi. Ad innervosire la Roma, grande aggressività anche quella del numero 3,
Qui intanto attenzione perché Mirante prova a farsi scappare. Oliva poi però recupera subito. In avanti, ancora pallone per Mazzesi, apertura di Martino, questa volta impreciso. Mirante, Starace, poi Codignoli, ancora Mirante a far girare in velocità. Pallone arriva a Martino. Luziatelli tenta lui di andare da Starace, poi va di testa Goletti. Ancora in pressing il testaccio, Goletti in avanti, tenta il suggerimento verso Liberti. Boni a giocare con i suoi, poi prova subito la ripartenza Martino. Codignoli, Mazzesi, impreciso il tocco per Martino. Allora Roma calcia 8, fa girare Pisapia, allarga Davannozzi e poi time out. Le panchine tentano un attimo di rallentare il ritmo della partita. Tutto pronto per la ripresa del gioco, 10° minuto grosso modo del secondo tempo, 2-2 tra Testaccio Calcio 8 e Roma Calcio 8 GSA. Tenta poi di ripartire la Roma, fermata da un fallo di Codignoli. Buono qui il colpo di tacco, ancora Codignoli si avventa su tutti i palloni cercando di strapparne uno, è ancora però possesso della Roma. Pisapia, attenzione perché perde il pallone su Manni. Mazzesi al tiro, Mazzesi! Ed è Mazzesi a portare il Testaccio Calcio 8 in vantaggio, l'uomo più atteso Filippo Mazzesi a segnare il gol numero 3 e Testaccio in vantaggio. Subito il tocco verso Liberti. Testaccio che è entrato con un'aggressività impressionante nel secondo tempo, con grande caparbia è arrivata in vantaggio. Adesso bisogna resistere, bisogna anche cercare di allungare perché la Roma questa sera è un avversario assolutamente ostico. Qui c'è il fallo in attacco di Mazzesi. Per Mazzesi 11° gol in campionato, come per Starace. Attenzione qui al tocco verso il tiro di Parroni, deviato. Poi Liberti allarga, rimpallo, controlla loro Vannozzi, l'uscita di Goletti. Salito intanto tutto il Testaccio. Goletti in avanti, il suo è direttamente un passaggio al portiere avversario Leonardo Boni. Boni lancia lungo, Mazzesi con un colpo di testa, tocco impreciso, qui rischia la difesa della Roma. Ancora in pressing Mazzesi, vicinissimo al recupero del pallone, recupero che riesce a Simone Starace, che però è costretto a regalare la rimessa. Subisce anche fallo però Starace. Lo batte adesso Mirante, pallone che però è intercettato dalla Roma Calcio 8. Parroni allarga bene sulla destra, eccolo il cross in avanti, c'è Marco Luziatelli a spazzare fuori in rimessa laterale per la Roma Calcio 8. Sponda verso Seferi, Seferi a duellare con Mirante, in due su di lui, alla fine è Mirante ad uscire, poi alla fine il tiro di Luca Liberti è più ad evitare il contropiede del Testaccio che a creare pericoli a Leonardo Boni. Boni lungo verso Mazzesi, attenzione perché davanti c'è anche Manni che duella fisicamente con Viola, che però riesce a far uscire Goletti. Dall'altra parte intanto pallone troppo impreciso per Grom. Seferi
Si muove sempre sulla destra. Codignoli a recuperare il pallone, poi allarga, prova a prendersi tutto il campo che ha. Codignoli, poi scodella verso Manni. Tocco impreciso però che si perde sul fondo. Gira intanto Liberti. Oliva riesce ad arrivare sul pallone. Poi Seferi. Subisce fallo il numero 16 della Roma Calcio 8. Parroni a battere il calcio di punizione, tre uomini in barriera, va Parroni a giro, pallone respinto, poi Oliva fa girare ancora, pallone adesso a Parroni, scodella verso l'area di rigore, colpo di testa però è di un difensore del testaccio a far uscire la sfera fuori dall'area, ancora Parroni, ancora a giro, deviato, c'è però Boni a negare il calcio d'angolo alla Roma Calcio 8. Mirante, attenzione perché è pressato. Parroni non tenta la conclusione. La tenta invece Liberti, alta sopra la traversa. Qui forse ha sprecato un'occasione il testaccio. Scusatemi, la Roma. Calcio d'angolo. Attenzione al tiro deviato. Alessio Oliva ad agguantare il pareggio. 3-3, segna Oliva dalla distanza. È ancora parità. Time out, questa volta chiesto da Broccatelli. 3-3 tra testaccio e Roma Calcio 8. Nel frattempo è stato un time out molto turbolento sulla panchina del testaccio, dove si è allontanato Boni. Intanto Mazzesi al tiro dalla distanza, la conclusione non blocca Coletti. Vi dicevo che adesso qualche difficoltà per il testaccio ci sono, in porta è andato Simone Mirante, Boni si è allontanato dal campo, una brutta scena, litigio particolarmente turbolento con Simone Starace, il capitano ma anche presidente del testaccio. Comunque al di là di quello che poi è stato l'altergo fra i due, i fatti sono che in porta adesso per il testaccio c'è Simone Mirante e che Leonardo Boni è andato via dal campo. Questa insomma è la cronaca che possiamo raccontarvi noi. Sei minuti alla fine della partita col calcio di punizione che andrà a battere Dario Martino. Regge ancora il pareggio. Martino scodella verso l'area di rigore. Mazzesi non è partito però perché aspettava il fischio dell'arbitro. Starace non trattiene il pallone. La chiama Mirante. Poi l'abbraccia, preferisce andare con le mani. Tanto rimasto a terra Simone Starace. Il gioco in realtà non si è arrestato. E il pallone viene messo adesso in fallo laterale. Si tocca la coscia, Mirante. Ma rimane in campo.
Pallone già rimesso in campo dalla Roma. In pressing a tutto campo. Mazzesi si conquista una rimessa laterale. La rimessa però è della Roma. L'ultimo a toccare è stato proprio il numero 9 del testaccio, Mazzesi. Un po' di nervosismo tra le fila del testaccio, non dettato dalle dinamiche della partita, ma dalle dinamiche della panchina. Tanto qui è stato ammonito Luca Liberti della Roma. A proposito di nervosismo, la munizione è arrivata, ma per un giocatore della Roma. Tocco all'indietro. Pallone scodellato in avanti, colpo di testa ad uscire. Mancinelli, Starace, Manni, ancora Starace. Rimane in possesso del pallone, il numero 8, in due sa di lui, gira Mazzesi! Un pelo troppo lungo per Manni che era scattato. Goletti. Oliva, l'autore del gol del pari, prova a scattare in avanti, riesce a servire il numero 11, Gross, poi tenta la ripartenza il testaccio, viene chiuso però Dario Martino, fa girare Goletti, in avanti il pallone, eccolo il tiro al volo. La vede partire Mirante, il pallone si perde sul fondo. Due di recupero, due minuti. Due minuti alla fine della partita. Due minuti per cercare il vantaggio per entrambe le squadre. Qui intanto il recupero di Manni è buono. Starace prova a liberarsi la conclusione. Ancora Starace sul pallone, allarga verso Manni. Deviato, poi Starace devia Mazzesi. Ancora Starace, il tocco di tacco. Vicinissimo al 3-3, al gol del vantaggio, il testaccio. Poi Martino a mettere in fallo laterale. Ci prova allora la Roma. Pallone allargato sulla destra, il tocco verso Luca Liberti che allarga adesso verso Alessio Oliva, colpo di testa ad uscire, Mazzesi a portare il pallone in avanti, scarica in avanti, attenzione però perché arriva anche Manni, Manni sul pallone, Liberti mantiene il possesso. Ancora a girare la Roma calcio 8, ancora a provarci, esce Mirante, Manni, indietro da Mirante, Mirante pressato, prova adesso ad allargare, allarga bene, da Mancinelli, Starace, scusatemi, Luziatelli, scodella adesso verso il centro dove c'è Codignoli. Poi Simone Starace, Starace tenta il velo verso Mancinelli, il tiro di Mancinelli e triplice fischio dell'arbitro, è 3-3 tra testaccio calcio 8 e Roma GSA, il testaccio manca l'aggancio in vetta alla Pisana in una partita un po' turbolenta sulle panchine, ma in campo assolutamente bellissima.